infami un fondo asilo immigrazione e una branca del Ministero dell'Interno che si occupa esclusivamente dell'immigrazione. Il progetto a cui l'associazione Caulonia 2.0 ha partecipato in partenariato con la cooperativa sociale Nuove Frontiere, di cui Alfredo Piscioneri è il presidente, come molti di voi sanno, perché hanno vissuto nella quotidianità l'evolversi e la costruzione di questa fantastica avventura, di questo sogno che ha portato lavoro a Caulonia, affonda le radici nell'aprile del 2016, dove il Ministero dell'Interno, e più precisamente la divisione FAMI, ha emanato questo bando. Un bando che, a differenza di molti altri sistemi di accoglienza, non passa per gli enti locali, quindi non passa per la regione, non passa per la provincia e soprattutto non passa per i distretti socio-sanitari, quali quello appunto di cui il comune di Caulonia è capofila. Avevo invitato la maggioranza, ma non c'è, quindi di nuovo la maggioranza rinnega quest'aula, perché mi pare ci siano un paio di consiglieri. Detto ciò, stavo dicendo, questo è un progetto che è finanziato per il 50% direttamente dalla Commissione Europea e dell'altro 50% direttamente dal Ministero dell'Interno. Il progetto pilota in realtà nasce a Riace, perché la prima associazione, e lì c'è un partenariato tra tre enti, parte da Riace. Diciamo che ci sono sul territorio, abbiamo avuto la fortuna e la bravura di riuscire ad aggiudicarci due bandi. Sono due bandi gemelli. Riace, dove praticamente la capofila si chiama Associazione Los Migrantes, dove l'insediamento è nell'attuale convento che la Curia ha concesso a questa associazione per poter ospitare minori stranieri non accompagnati, e l'altro, il nostro, qui a Caulonia, dove praticamente è distribuito su tre strutture, di cui una privata situata a San Nicola, gestita dalla cooperativa sociale Nuove Frontiere, e le altre due strutture che si trovano su Ursini e nei vecchi edifici di scuola elementare e scuola materna. Nell'agosto del 2016, quando l'associazione Caulonia 2.0 ricevette la comunicazione da parte del Ministero di aggiudicazione del bando, l'associazione si prodigò a chiedere all'amministrazione comunale la concessione degli immobili di Ursini. Orbene, questi immobili, ed è da tutti risaputo, che erano da diversi anni stati dismessi dal loro ruolo, che era quello di ospitare le scuole elementare e materna. Sono state costruite queste scuole, mi pare, negli anni 70, correggimi consigliere Gagliuso, giusto? Negli anni 70, e sono state dismesse qualche anno fa, un quinquennio fa. Queste scuole, questi immobili, oggi versavano in condizione di totale abbandono. L'associazione Caulonia 2.0 non ha fatto nient'altro che una semplice richiesta al proprio comune per l'ottenimento, la concessione di due immobili comunali da poter rimaneggiare e riutilizzare sul territorio quali centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. L'allora maggioranza, e nella fattispecie, come abbiamo anche più volte letto sulle testate giornalistiche, fece una scelta. In particolar modo questa scelta fu fatta dall'ex sindaco, il dottore Riccio, il quale con atto monocratico unilaterale concesse all'associazione Caulonia 2.0 la possibilità di entrare nei locali e di adibirli secondo normativa regionale a quelle funzioni per espletare i servizi di accoglienza.
Fatto ciò, l'associazione è insediatasi all'interno degli immobili e che gli altri ne possono dire, nella fattispecie la maggioranza, che rileva questo illegittimo gesto in quanto concesso semplicemente dal sindaco. L'associazione Caolonia 2.0 si è prodigata a rimaneggiare e ristrutturare e rendere idonei, secondo normativa regionale, quali centri di accreditamento, quali centri di servizio per minori stranieri accompagnati attraverso una procedura di accreditamento.